Sì, questa è una commedia molto impegnativa e mi chiedo anch'io, ma perché l'ho scelta questa commedia che è così faticosa? L'ho scelta un po' di anni fa, perché nella vecchia produzione con la quale lavoravo, che era la produzione di Lucio Ardenzi, che era un produttore storico italiano, che è morto per vecchiaia, lui mi aveva consigliato di fare prima I Due Gemelli Veneziani e poi l'anno successivo La coscienza di Zeno. Io invece prima ho fatto La coscienza di Zeno, forse sbagliando, nel senso, ma sbagliando per un fatto fisico proprio, perché qua ci vuole molta, molta forza per fare I Due Gemelli Veneziani. E poi ho fatto I Due Gemelli Veneziani, però penso che ancora ci riesco, insomma, a farlo. E il pubblico se ne accorge, perché ieri, quando sono uscito dal teatro, dal Teatro Verdi qua a Pordenone, c'era molta gente che mi aspettava e mi ha ringraziato soprattutto per l'impegno che avevo messo nel personaggio, anche l'impegno fisico, insomma, ho messo. Io poi facendo questo mestiere è inutile cercare di risparmiarsi perché se no uno farebbe un altro lavoro. E l'ho scelto anche per altri motivi, a parte il fatto che mi dava la possibilità di fare due personaggi, questi due gemelli sono due caratteri complementari ma opposti. In più c'è l'implicazione di tante situazioni nel testo di Goldoni. È un testo giovanile, considerato uno dei testi minori, anche perché sono informazione poi quello che lui avrebbe fatto poi in seguito, i suoi grossi capolavori. Però dentro al testo si trovano tanti elementi interessanti per capire poi lo sviluppo del lavoro di Goldoni e anche del teatro poi nel Settecento, perché si passava dalla commedia dell'arte al teatro borghese con una storia scritta, c'era la scrittura teatrale, mentre prima era affidata all'improvvisazione degli attori, insomma. Tutte queste cose mi hanno detto facciamo Due Gemelli Veneziani. Penso di aver fatto una scelta giusta anche perché io mi metto sempre dalla parte del pubblico, io mi sento molto spettatore oltre che attore. In questo testo, nei Due Gemelli Veneziani, la cosa principale è che non mi addormento in scena mentre lo sto facendo, già vuol dire tanto. Però è un testo che, ecco, mettendomi dalla parte del pubblico, è senz'altro un bel regalo per il pubblico, certo non ci si annoia, ecco. E questa è la cosa principale quando si va a teatro, combattere la noia. Io mi auguro che sia accolto bene anche nelle prossime città dove andrò. Allora, il rapporto con il dialetto veneziano, io ho la fortuna di aver avuto due genitori, mio padre e mia madre, insomma, di due zone diverse. Io poi sono nato in una zona diversa dalla loro e vivo in un'altra zona, insomma mi considero mitteritaliano perché non ho un campanile vero. Mia madre era di Trieste e io andavo spessissimo a Trieste. La cosa è che devo fare attenzione di non fare due gemelli triestini più che i due gemelli veneziani. Poi mio padre invece era ligure. La cosa curiosa, ieri mi hanno riportato che una signora in platea diceva al marito ha un accento veneziano ma chioggiotto. Allora, siccome c'era una colonia ligure a Chioggia, tanti anni nel Settecento, probabilmente questo accento che mi è venuto in alcuni momenti è un miscuglio tra i due dialetti dei genitori, tra il ligure e il veneto. Però insomma, me lo sono anche studiato, mi ha aiutato un collega, un attore che si chiama Virgilio Zernitz, abbiamo fatto diverse letture dei Due Gemelli in veneziano, lui è proprio veneziano per cui mi ha dato una mano. E il dialetto veneto mi piace moltissimo perché mi diverte, perché non è soltanto il dialetto, è quello che un veneto pensa dicendo una frase. È carica di ironia, anche cattiveria certe volte. La cosa mi fa sorridere, mi interessa molto, insomma, analizzare la frase, lo sguardo. Ci sono cresciuto, capito? Io ci sono cresciuto, ero il bambino vestito bene che arrivava a Trieste
da Roma e quando giocavo con gli altri bambini sentivo, una volta mi gridò, Muri venì a sentir come spusa de bon, voleva dire tante cose, insomma, se usciva fuori era il 50, per cui c'era appena, era finita da 5 anni il periodo della guerra, insomma c'era più miseria, io arrivavo, che mia madre mi teneva sempre tutta a puntino, insomma, poi ero quello della città che arrivava, il Roman. Sono due lati che mi porto avanti da sempre, insomma. Da una parte io sono un pochino malinconico così, in alcuni momenti, se faccio mente locale me ne accorgo che di passare un periodo un po' di tristezza, sembro molto serio io, in effetti, tanti hanno anche soggezione nei miei confronti, la cosa mi sorprende, perché io anzi ho soggezione degli altri, per cui dobbiamo farci a capire, a intendere, insomma, perché io ho soggezione di te, tu hai soggezione di me, diciamocelo, no? Però io con la faccia, che certe volte ce l'ho incupita così, sembro molto severo, per cui e questo è l'aspetto che io ritengo negativo, che mi dà comunque un certo distacco dagli altri, è una cosa che mi dà fastidio, però a volte il distacco ti si riproietta addosso come rispetto. E invece io sono uno che ama moltissimo la battuta di spirito, io scherzo, se chiedi ai miei colleghi, io baso tutto sul divertimento, in questo lavoro deve essere ci deve essere una base di relax prima di entrare in scena o prima di stare davanti a una macchina da presa. Dal mio punto di vista si può scherzare fino all'ultimo istante, ho la fortuna anche di riuscire a concentrarmi in pochi secondi, per cui poi da quel momento scatta poi l'altra molla, quella dell'interpretazione, quella del personaggio che sto facendo. Però io la mia base è la base del divertimento, dell'ironia, della battuta di spirito. Poi, come tutti, siamo doppi, abbiamo. E penso che nei due personaggi, quello di Zanetto e di Tonino, la cosa venga fuori, insomma, venga fuori anche il mio tipo di persona.